Sono qui a Stia, sul bordo della Vasca, assieme al mio amico Marco Cavalchini. Marco ha avuto una vita molto avventurosa e adesso ce la vuole raccontare un po'. Sì, posso dire che già a 14 anni ero un cane randagio, nel senso che finite le scuole sparivo tutta l'estate, l'autostop in Italia. Sì, andavo all'avventura, poi quasi per caso a 19 anni trovai un posto di lavoro in Svezia come copista per un giornale. Il copista sarebbe quello che è in camera oscura e stampa le foto degli altri fotografi. E dopodiché, da copista passai a fotografo. Io la fotografia per me è sempre stata una cosa che mi appassionava moltissimo. Già quando andavo a scuola, il pomeriggio andavo a lavorare per un fotografo a Roma come assistente, come aiutante, gli portavo le borse, gli caricavo le macchine fotografiche e lui è stato il mio primo vero maestro in quel campo là. E la fotografia è anche stato per me un lavoro che ti permette di viaggiare e mantenerti, perché fai dei servizi, li vendi, ricevi dei soldi e continui il viaggio. Per esempio io per un anno e mezzo intero ho girato tutta l'America con l'autostop, con gli autobus, con le automobili, perché in America c'è anche quella possibilità di portare delle automobili da una città all'altra. E per un anno e mezzo, come dicevo, ho viaggiato tutta l'America, dall'Alaska a Miami, New York, Chicago, Seattle e via. E quando uno viaggia così fa anche degli incontri molto interessanti, incontra persone di ogni tipo, di ogni ceto, la mente si apre un po' di più quando si è abituati a dover avere a che fare con gente di altre religioni, di altre idee politiche, eccetera. Cosa posso dire? Che in questi anni di viaggio ho anche avuto 5 mogli e ho 4 figli un po' sparsi per il mondo. Ce n'ho uno in Svezia che ha 42 anni, una in America e 2 in Croazia, la più piccola ha 17 anni. Nel fattore Croazia è che io sono stato là durante il conflitto dell'ex Jugoslavia a fotografare, e ero specialmente a Mostar, la città della Bosnia Erzegovina. E le guerre purtroppo sono brutte cose. Ho dei ricordi, ma cerco sempre di cancellarli perché sono ricordi brutti. Ho visto delle cose, delle scene veramente che uno si domanda dov'è l'essere umano in certi casi. E perciò preferirei parlare più delle cose belle che della guerra. La guerra è stupida, la guerra è... che poi finisce la guerra da una parte, ne comincia subito un'altra da un'altra parte. Basta guardare oggi quello che sta succedendo in Medio Oriente, quello che succede in Ucraina, e uno si rende conto che l'essere umano non vuol proprio trovare pace sotto certi punti di vista. Le cose belle, come ripeto, sono state le esperienze che ho avuto a contatto con la natura, per esempio in Alaska, dove c'è una natura che è formidabile. Si passa dall'inverno all'estate nel giro di pochi giorni e vedi questi alberi fiorire tutto insieme, la risalita dei salmoni, gli orsi che vanno a caccia di salmoni. Stai a un contatto con la natura che è incredibile, così come è incredibile la natura alle cascate Iguazù in Brasile, le cascate più ampie al mondo. Anche lì ho vissuto dei momenti veramente bellissimi a vedere cioè questa creazione e queste creazioni di Dio, no? E purtroppo l'essere umano deve distruggere tutto e anche lì ci sono stati dei conflitti con i nativi perché volevano costruire la diga che poi hanno fatto e i nativi sono dovuti andare via da là. Anche in Alaska c'è una brutta situazione con i nativi perché lo stato dell'Alaska dà ogni nativo dei soldi mensilmente fino a che lui raggiunge l'età di 18 anni e molti di questi ragazzi, trovandosi con tanti di quei soldi in banca, non è che pensano di andare a lavorare o di continuare le scuole, no, si trovano con questi soldi in tasca e si sentono
grandi, milionari, per dire, e molti di loro si rovinano con l'alcol, si rovinano con le droghe. Così come succede anche lì dove c'è una guerra. Dove c'è una guerra, stranamente, c'è un mercato incredibile di alcolici e di droghe. A Mosta ho visto con i miei occhi gente che si drogava per la paura, per vincere la giornata, per passare un altro giorno, sedativi o no, però sempre droghe sono. Un mio amico, cioè amico, un mio conoscente è morto per overdose lì a Mostar. E ho conosciuto giovani veramente validi in tante cose, come posso dire, che hanno difeso la loro ideologia, anche se poi si è visto che come è andata a finire questa guerra, cioè ha diviso la gente per etnia, per religione, e non c'è più quell'unione che c'era sempre stata per oltre 50 anni. Marco, adesso sono diversi anni che sei qui a Stia, dopo aver girovagato tanto per il mondo, sei ricaduto qui, come mai? Ma perché diciamo che anche quando ero in giro per il mondo, io abitavo in centri piccoli, non mi piace la vita della grande città, lo stress, il traffico, eccetera, eccetera. Mi sono trovato a Stia quasi per caso e sono rimasto quasi per caso. Ho fatto amicizia con tante persone, ho molti amici qua, molte persone mi conoscono, mi stimano per quello che sono e io stimo loro per quello che loro sono. E penso che Stia, ormai io adesso ho 64 anni, sia il posto giusto per forse mettermi seduto un giorno e cominciare a scrivere un libro della mia vita, dei miei viaggi e delle mie cose, delle mie cinque mogli, dei miei quattro figli. Sto cercando di mettere insieme tante cose, tanti ricordi, e piano piano li sto mettendo su un computer e poi vedrò alla fine che cosa ne uscirà fuori. Senti Marco, Teletruria è una piccola televisione che però i suoi servizi li mette anche su YouTube e su Facebook, quindi possono essere visti ovunque. Sì. Vuoi mandare un saluto a qualcuno? Beh, vorrei salutare i miei figli. E lo faccio con la loro lingua. Saluto a Mark, per svenska. Hey Mark, where are they at? Live, alt fint, io ho pastel. Then I say hello to Whitney in the United States. I hope she's fine, I hope she's doing good, and I hope everything is fine for her. E saluto le mie figliole in Croazia. Cure, kakusi, tisi dobar. Sveuredu, opasio. Želim da ste dobro, che significa spero che vi vada tutto bene.